In Sicilia adesso, a Modica, nel Ragusano, Don Corrado Lorefice, prossimo a essere consacrato arcivescovo di Palermo, ha presieduto una celebrazione per la pace e la giustizia, anche in ricordo di Don Pino Puglisi. Una preghiera per la pace e la giustizia in un momento funestato da decine di focolai di guerra. Ma per Don Corrado Lorefice, prossimo ad essere consacrato arcivescovo di Palermo, è pure l'occasione per rivolgere un altro saluto, l'ennesimo, ad una comunità, quella di Modica, nel Ragusano, che sembra non volerlo lasciare andare via, ma che è anche felicissima per la nomina del Santo Padre. Questa è la grazia di questi giorni, la coralità dell'affetto, la coralità di far sì che si possa sentire realmente proprio la compagnia, la vicinanza. Io lo vedo così, l'affetto che vuole testimoniare una vicinanza che deve essere anche energia per il compito che il Signore mi ha affidato nella amata chiesa di Palermo. E Don Corrado Lorefice si appresta a fare ingresso da arcivescovo a Palermo nel pensiero costante di Padre Pino Puglisi, al quale è intitolata anche la casa di accoglienza allestita a Modica dalla Caritas diocesana di Noto, tra le più attive in Sicilia, che ieri sera lo ha ospitato. Ci ricorda come la Chiesa in fondo non può che essere sempre di questo, cioè una compagnia di amici nella ferialità della vita degli uomini, sull'esempio appunto di Don Pino che ha saputo realmente ridare a tutta la Chiesa e alla Chiesa in particolare siciliana questa prospettiva. No, uno stare con, un vivere con, un accompagnarsi con tutti, soprattutto con chi è segnato anche da una fatica nel cammino della vita. Sabato prossimo, nella cattedrale di Palermo, verrà ordinato arcivescovo, ma per i suoi ex parrocchiani di Modica continuerà ad essere soltanto Don Corrado, proprio come lui stesso desidera, in ossequio a quella semplicità che lo contraddistingue e che era propria anche di colui al quale si ispira.